Giochi a tutti duellanti, ben ritrovati sul canale. Oggi ragazzi siamo qui con un nuovo episodio del Market Watch, come ogni settimana, a questo giro per parlare di alcune cose che sono salite ultimamente, visto che hanno annunciato delle robe su Duel Terminal World 2, e in più andremo a vedere un po' i prezzi delle carte dopo l'uscita dei tin, perché qua c'è un problema ragazzi, le carte di quel prodotto non stanno scendendo, le carte d'espansione non stanno scendendo, non voglio farmi rubare tutti i soldi, perché devo recuperare un po' di roba, ma andiamo a capirlo dopo. Detto questo, ovviamente prima di iniziare, vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Fantasia Store, il miglior negozio ragazzi per l'acquisto dei titoli. Se volete procurarvene qualcuno per aprirlo, trovate il mio referral link e il codice sconto sempre qua sotto. Stessa cosa ragazzi per Jackpot, il miglior negozio ragazzi per l'acquisto di prodotto coreano e giapponese, di Yugi o di One Piece, in più insieme a tanta altra roba esotica. Detto questo, Erens, andiamo a vedere cosa è successo. Ok, partiamo dalle carte che sono salite di Favoloso e Jurak. Sì, ragazzi, spoiler, in Duel Terminal World 2 ci saranno supporti a questi due archetipi e per entrambi le carte sono abbastanza interessanti. Io partirei un attimo da Favoloso perché qualcosa è salito, ma comunque è un archetipo che già ha avuto ristampa in Hidden Arsenal capitolo 1, se non ricordo male. Sì, Hidden Arsenal capitolo 1. E quindi di base i prezzi sì, sono saliti, ma di poco. Per Jurak ci sarà da mettersi le mani nei capelli. Allora, Erens, per caso hai un Galabas attualmente? Sì, ne ho qualcuno excellent sicuramente. Ok, playset 70 centesimi. E italiani ce ne stanno pochi, Qua io vedo un euro. Tu vedi un euro, io vedo 70 centesimi. È una cosa interessante, abbiamo punti di vista differenti. Io vedo 4,89 euro. Io vedo 95 centesimi, 95 centesimi. Va bene, comunque, vabbè, tutto questo perché esiste già questa versione, in versione normale e tecnologia Duel Terminal, quindi ok. E Duel Terminal 02 come minimo sarà tra 182,40 euro. Controlliamo? Per sicurezza. Controlliamo. No. Ti dirò, se non dovessi pagare 60 euro di spedizione, comprerei questi. A questo punto, nel senso, però è una Duel Terminal comune. Rara. No, hai ragione, è rara. E quindi non so quanto ne possa valere la pena. Però ragazzi, se voi avete questa roba, tiratela fuori perché potete fare dei soldi, Ve la prima che la ristampino in Terminal War 2, perché è palese che lo faranno. Una roba Jurak. Ti ricordi Elder Kanawok? Sì, ok, va bene, hai preso due carte. Vabbè, no, ovviamente molta roba verrà ristampata. Qui sta salendo tutto, e nel senso Meteor al 99% lo... Aspetta, non dirlo troppo forte perché devo vendere i miei. Ho detto 99%. No. 99% lo ristampano tra un anno per di più, perché quella roba tanto esce tra un anno. Sì, nel probabile senso, esce a marzo come minimo qui. Se esce come il vecchio Duel Terminal World, credo si parli, che praticamente è il Battle of Legend nostro, se ne riparlerà a giugno. Però ci può stare, i Battle of Legend cioè non hanno orari, non hanno date di uscita, quindi potrebbe essere anche un prodotto di gennaio, Ve la butto lì. Più che altro non è uscito ancora in Giappone, quindi è un po' da vedere. Andiamo avanti, dai. Abbiamo un altro Favoloso, Cusciano, una super rara. Vabbè, ma minchia. Minchia, questo è l'unico playset, perché questo è dalla Svizzera, quindi non esiste. Top, soldi. È stato venduto anche ci stanno pure venduti. È finita, Erens, è finita. Io di questi ce ne avrò 62. I soldi con la roba inutile. Ma lo sai che tu pensi di averne 62.000 perché ne hai visti tanti nella vita? E poi scopri che queste sono delle short print. No, ma è come... com'è che si chiama? Ondata di calore. Ho detto, ma ce ne avrò infinite. Vado a vedere, ce ne avevo tipo due playset. Dico, cazzo, con tutte le carte che ho, solo due playset? La vita è ingiusta a volte. Oh, Dio, dovresti aprire altri pacchi, ma... Vabbè. Oh, Urustos! No, questo è underrated per essere a 30 centesimi, comunque. Facciamo, compriamo questi qua e questi qua. Poi li spariamo tutti a un euro. No, 12 sono dalla Svizzera. Cazzo, compriamo questi. Big Garlic non si è ancora accorto che stanno salendo. Stanno salendo, Dio, li può mettere a 50 centesimi. Cioè. Ma sai una cosa? Il fatto è che di base... Questo lo ripagano sicuro. Ma sì, sicuro. È una merda, non si è mai giocato nella vita, cioè nel senso, cazzo vuoi. Ma la questione è che di base in lingua italiana ce ne stanno poche. Passa roba delle caricate. Lingue vere. Si passa delle carte vere, ti prego. Sì, delle carte vere. Topi! Non è vero. Passiamo avanti, dai, su. Mitsuji! No, neanche. Quanta porco dio di merda hai preso? Diff!
Ma manco questo, cioè neanche te questo. Tutti i table da casa. Oh, Ash Vanilla, ma no, questo 50 questo centesimi. Ma fa cagare, non si gioca. È oltre. Ti prego, ti prego, no. Ciao, c'ha il suo perché. C'è sempre sto svizzero di merda che non si sa perché c'ha le carte in italiano e poi... Mi distrutto da insulti razziali. No, non è insulto razziale. E Promit, io so chi sei, quindi... Un fratello, è un fratello, è uno della community, probabilmente. Però c'è un unico playset, quindi io terrei in considerazione questa carta per farci un euro. Forse un euro, sì, dai. Sì, dai, sì. Può andare. Ma cazzo, questo è da prendere in considerazione, davvero. È una carta che era tipo mezza short, diciamo. Sì, penso. Ci sono le ristampe da lì. Però nel senso, se la vuoi super, 5 euro. Però ti va. Anche comune da ristampa. Cioè, nel senso. Finto due terminal. E una miseria. In inglese. Oh. 80 euro, mi pare ovvio. Sì, dual terminal vero. Non esiste NM, sta roba, vabbè, lo sappiamo già. Comunque, guarda il grafico comunque. Sì, però sì, da marzo. Più. Comunque, ragazzi, non so se notate. Questa è la fine che fate se iniziate a giocare a Yugi. Allora, andiamo avanti. Abbiamo Ganasha. Questo ha un playset. Il nostro fratello svizzero non c'è, però. No, però c'è Estremo TCG che c'ha un 3x. Ok. Si potrebbe comprare. Ce lo portiamo a casa. Lo facciamo nostro. E lo mette a 1610 euro. Sì, ci facciamo 1,50 euro. Il venduto più alto che c'è sul market. Probabilmente pure American. Lo Zoke, lo sapevi che era salito questo, Ma che salito? 50 centesimi. È che non mi stai sul pezzo. Tipo Puglusus. Puglusus, guarda un po'. Pegalsus. Peglusus. Pegulsus. Pegalsus. Pegulsus. Andiamo avanti. Andiamo avanti, anche questo è salito. Cocatoro, il nostro Cocatoro. Vai avanti. Però guarda un po', 2 euro, mint. Non è proprio la stessa cosa. Questo è un market, c'è una memata, palese. Oh, allora, sì, guarda, punto alto, punto basso della storia. Questo è un fenomeno, è stato... Le carte a 0,5 centesimi si comprano sempre. Sì, sì. Il suo prezzo è un euro, secondo me. Anche due, secondo me. Tu puoi rischiartela a due, se c'è un playset. 1,50. Poi, Kudabi. Kudabi, il sincro più potente del meta. Sì, si giocava forse in monocopia solamente perché era un nome in più. Ok, 90 centesimi. Poi abbiamo Rubiruda, che era da espansione. Questo può essere un senso. Quello stava già salendo tempo fa. Ok, facciamo così. 1, 2, 3, 4, 5. Ragazzi, questa carta sta a 60 euro. È una roba incredibile. Non esiste più sul market in italiano. Io fossi in voi, se le avete, gli state a 60, perché qua c'è possibilità di fare soldi, Poi andiamo avanti, abbiamo Lurri, lo sappiamo. Era salito già e non per favoloso. Però il prossimo anno ristampa. Ma già la ristampa ce l'ha, No, un'altra. È da dual terminal, da Terminal World 2 te vanno a ristampare la roba. Non è che ristampano solo la merda, cos'è, non la vendono? Miseria. 70 euro. Pensa a questo che nel 2020 ne aveva comprato una copia a 4,74 euro. E adesso può venderla a 34,99 euro. Questi, cioè ragazzi, quando vi dico che esiste un modo per investire nelle carte Pokémon, non fatelo. Comprate le carte di Yugi, che è molto più remunerativo nel corso degli anni. Poi andiamo avanti, sì. Abbiamo Corvo. Questo è i suoi Drev. E non c'è più un playset. Azzo, 70 euro anche questa. Sì. Fermi ragazzi, vi ho beccato, Non avete lasciato il like a questo Market Watch, neanche il commento. Non lo sto vedendo. Vi do 5 secondi per farlo, 5, 4, 3, 2. Grazie mille per averlo fatto, perché dobbiamo arrivare a 10k, Un bacione a tutti. Torniamo al Market Watch. Mettete like. Prossima carta è Unicorno. Però Unicorno già stava un po'. Quindi non mi sembra salito, è rimasto costante nei suoi prezzi. Un pochino più alto, ma il grafico non è salito di pari passo. Diciamo 4 euro onesti. Sarebbero da prendere queste 2,50, Erenz, ci pensi te? E poi li piazzi a 6 euro? No, 6 euro. No, metti giù. C'è un venduto a 8, piazza 6 euro. No, guarda quello sopra, il primo playset da professionale. E da professionale? E chi sei? E chi ti tiene? Cioè, chi pensi di essere? Non andiamo avanti. Allora, abbiamo Porco finito. Cane. Abbiamo finito le carte favolose, ragazzi. Andiamo a Coniglio Silou Cappello. Allora, questa carta stava a 7 euro. L'ho venduta a 10 perché non mi serviva. Dovrò ricomprarla. È salita perché comunque è un link carino. E c'è anche la lingua italiana. Ah, fortuna non c'avevo il filtro attivo. Godo. Sta 20 euro secret, minchia. Minchia, 18. Quanto sta Quarter, visto che io l'ho venduto a 40 euro? Un po' fa.
Non fa. La potevo lasciare a 70 e aspettare. Potevi lasciarla a 70 e aspettare. Ma non l'hai voluto fare. Mi dispiace. Ti accolli i soldi che hai perso. Io ne ho persi molti meno. Dovevo ma tenerlo. Sì, i soldi che ho perso. Ma ti metto il cazzo in testa sempre. Non rompermi. Ma sai una cosa? Io perché non avevo intenzione di ricominciare a giocare nell'arco dei. Sti mesi, quindi se ne riparlava direttamente da novembre in poi, e quindi l'ho venduta. Il problema di fondo è che ho tipo ricominciato a giocare tipo 4 giorni dopo aver venduto questa carta, e è stato un po' un colpo al cuore, ragazzi, non lo nego. Andiamo avanti con l'altra carta che è salita, perché è quella che sfrutta il coniglio. Da BLVO in italiano, in lingua italiana, da posizione Italia, a quanto sta? Porco cane, mi sto vedendo l'inglese, ho paura. Ecco, è una carta che si può vendere a 2 euro. No, no, arriva It Way Card Store con il suo 73 per in italiano Summer Discount, e l'estate è palesemente finita, finisce tra 2 giorni. Ti ripaga tutti i box, cazzo, ma sai che allora hai voglia di spendere 40 euro? No, controlliamola. Oh, ma pensavo stesse di più. No, ma è un box di merda. Te dirò, c'è Prosperity Quarter. Sì, ma rimane un box di merda. Te dirò, una memata in italiano. Dai, ci si compra il 12 per da The King of Games. Un bel box back. Sai che ci potrebbe sta? Ragazzi, se lo volete fatemelo sapere qua sotto nei commenti, eh. Poi, ovviamente, per partecipare al gruppo Telegram. Allora, andiamo avanti. Oh, andiamo a Jurak, incredibili. Mamma mia, carta che Erens ha venduto a 40 centesimi ex. Good. Allora, a parte che non è stato il picco più alto questo, la carta aveva toccato i... Non esiste in italiano sul market. Però, a parte quello, aveva toccato i 20 euro. Ho provato a venderla a 20 euro, l'ha vista il mio amico. È davanti in italiano. Sì, sì. Ma guarda, allora, ero andato tranquillamente a giocare a Yugi. Arriva questo mio amico e mi dice: no, bellissimo, ho visto i supporti, voglio montarlo. Gli dico, mi chiede, a quanto me lo fai? 17. Ah, no, non lo voglio. Stronzo. Vabbè, è capitato. Stava così, primo market, nel senso, non me invento i prezzi. No, sì, ma anche te 17, lo sai che è una carta che scende e sta a 10 euro. Dai, stupido maiale. Tanto l'ho fatto al primo prezzo market. Non sono andato a vedere il primo prezzo professionale. Primo prezzo, ma cosa c'entra? È una carta che sta a 10 euro, non è che tipo sale in hype a 72 euro, allora fai il guardalo da 50. Oh, questo? Quello è Duel Terminal. Sì. No, aspetta. Sì. Bene, è dall'Italia. Pulito 30 euro. Io ci farei un pensiero. Guarda il prezzo fino alla settimana scorsa. 99 centesimi. No, fino al 2020. Poi è salito a 6 euro. 6, 3, 5. 14 è il massimo 7, venduto. 12. La gente più di 12 non vuole spendere. Sì, ma è giusto. Cioè, non è una carta. Cioè, non esce una carta che ti usciva e bestemmiavi. Cioè, dai. Capita. Andiamo a vedere gli altri Jurak. Dai, ci divertiamo così adesso. Oh, Giganoto. 4 copie. Si vende fino a 4 euro. Fare. Ah, sì, questo lo sapevo già. Oh, allora, ragazzi, questo è il momento storico in cui nel mondo di Yugi sono stati annunciati i supporti Jurak. Oh, 38 euro, più dell'altro. 2022 è stato venduto a 20, però, Ma chi sono quegli idioti che lo pagano 20 euro in un periodo storico in cui Jurak è una merda? Fan dei dinosauri. Ha previsto il futuro. Era Nostradamus. Uno che ne ha presi tutti fino ad arrivare ai 20, ti immagini? Sì, in realtà... Sta gongolando in aramaico. Pensa a questo nel 2014. Ha detto, allora, tra 10 anni, secondo me, escono i supporti. E ci ha visto lungo, ci ha visto lunghissimo. È stato furbo. Andiamo avanti, abbiamo Velo. Anche Velo inizia a costare. Sempre altro svizzero che vende a l'unico 2 per. Secondo me è lui che li compra sul market. Vabbè, poi abbiamo Velfito. Anche questo è un cioè, ragazzi, io sono pieno di questa roba. Non l'ho mai visto sto qua. Non l'hai mai visto? È perché non studi? No, è che sarà una short print di The National 3 che nessuno si è mai cacato. No, oh, e questo? Perché sto folle l'ha pagato 5 euro? Questo è quando compri le carte dall'estero. Questo è quando compri la carta dall'Italia. Poi compri dall'estero e ricompri dall'Italia. Uguale, questo è il grafico di base. 20 euro. Non penso. Vabbè. I don't think so. È un po' dura venderla a 20 euro, eh. I think more like 10. Andiamo visto avanti. Alto 3,75. Eolo. Anche questo ha fatto una droppata e poi una risalita. È un bel sorriso. Questa roba era salita veramente a 20 euro tipo nel 2015, mi pare. Ok, sì. E per quale oscuro motivo? Quando è uscito il mazzo dei dinosauri la prima volta, quello rosso? Allora io ti ascolto, però secondo me stai dicendo una merda di cazzate. Che cazzo dici che li ho tirati fuori e li ho venduti? Facciamo che ci credo, ma questa cosa un po' mi puzza. Vabbè. Non era 15 euro, forse era 8, però... Forse era 2? No, non era 2. Va bene. Allora, Titano! Titano potente. 2 euro. Io l'avevo già messo a 3 euro, tranquillo. Guardalo, non c'è. Non ce l'ha NM. L'ho venduto excellent a 3 euro. Pagliaccio.
insieme a quegli altri che hai venduto a 49 centesimi. No, quello me l'ha fatto un ordine da solo. Quello è stato più veloce della Madonna. Quello ci ha visto lunghissimo. Poi no, quello l'ho fatto all'ordine alle 8 e 12 di mattina, mentre io ero agonizzante nel letto. Io te l'ho detto che ti devi svegliare presto per lavorare. E questo è il problema. Oh, senti, stai zitto, vai avanti. Abbiamo Titanus. Titanus playset? Non esiste. Vabbè, non si gioca. Vabbè, si stanno ipando tutti. Comunque è Tyrannus, non Titanus. Tyrannus. Allora, andiamo alle ultime. Abbiamo Protops. I prototipi delle tops. Che non sta niente. Cioè, è in italiano che sta roba non esiste, ragazzi. Poi abbiamo Monolof. Non le copie in italiano a 300esimi. No, non credo questa valga qualcosa. Oh, guarda, un bel 10 per il nostro amico. Gli compriamo tutto quello che c'ha Jurak. E poi lo rivendiamo da noi alla metà. Allora, prossima carta abbiamo Ptera. Ptera, boh, uguale, non costano niente, ragazzi, perché stiamo guardando sta roba? È inutile, solo per allungare il video. Vabbè, poi vabbè, questo non sta niente, non sta salendo. Brachis, Brachis i suoi... De Promiz c'è sempre, col suo 5 per, non ci abbandona mai. Diciamo che sta sui 70 centesimi, ok. Ragazzi, ve lo dico, se c'è sta roba, caricatela sul market. Poi Spinos... Così almeno date un senso a sto video di Market Watch che ha messo carte a caso. No, ma aveva un suo senso. Poi, vabbè, abbiamo Guaiba, che è quello che di base è salito di più tra le super. Almeno questa aveva un suo senso all'epoca, aveva un suo senso durante il periodo di Norabit e ha un suo senso anche adesso. Non lo so, Se questa carta distrugge un mostro davvero... Ah, se distrugge. Evoca specialmente un Jurak con attacco 1700 inferiore. Non lo so. Secondo me questa è più salita per un retro format rispetto che per Jurak, perché spaccare ed evocare con un mostro a 1700 mi sembra un po' tanto inutile. Non lo so, la butto lì. Io penso sia per Dino Rabbit. Pure io. Vabbè, comunque è salito se ce l'avete, ragazzi. Prossima carta abbiamo Staurico. Ok. Dino. Del signor Dino. Ecco, De Promiz è ovunque, cazzo. A parte lui non esistono playset, anche se il grafico non è salito. E poi Gallim. Vabbè. Ora andiamo a vedere il prodotto più discusso della storia di Yogi. Ovvero non era. Anche lei un po' così, però non ci siamo. 400 carte. 400 cazzo di carte. Sì, andiamoci a vedere le carte dei team per capire un attimo quali sono le carte che costano di più e effettivamente quanto dovremmo spendere per andare a recuperare tutto quello che ci serve. Allora, partiamo dalla carta più controversa dell'anno. Com'è controversa? Poi fino a un certo punto, nel senso, SP, quanto sono stati fortunati questi che hanno detto no, la carta non cala, sale solo. E ragazzi, da 32 siamo tornati a 47. Mi sembra quando è uscita Dagov, che l'ho presa a 70, l'ho rivenduta a 100. È stato un periodo incredibile. Ho fatto soldi a caso, perché dopo mi sono reso conto che me ne serviva una di meno. Vabbè, quella quarter non è assolutamente salita, però quella secret ha avuto un leggero salita. Poi ragazzi, perché 8 euro. Perché dovrei comprare quella secret di ristampa quando posso prendere quella da pack? Costano quasi uguali, ha poco senso. Secondo me la buttano anche all'interno di Bonanza e poi la bannano. Ti immagini il trick della vita? Cioè Konami si perde tutti i giocatori, se fa una roba del genere. Poi abbiamo spinta tattiche triple. Spinta, anche questa in salita, porca. Cazzo. Minchia. Io devo aprire un case. Speriamo che me ne escano tre, perché sennò moro. Sì, certo. È arrivato colui che rompe il pull rate. Per trovarne tre deve perni 10. Konami, non voglio SP, non mi interessa. Ce l'ho già. Se mi tiri fuori tre tattiche, io sono solo che contento, perché altrimenti faccio così, devi ristampe. Devi aprire 10 case per avere un 3 per non di una mi interessa. Secret. Guarda, no, 40, cazzo. Io sono primo cazzo, il mio telefono. Non c'è più sul market. Togliela dal tuo carrello. Adesso te la compro sul serio, tanto mi serve il playset. Brutto coglione. Allora, andiamo avanti, abbiamo Angelo del Caos, che sta droppando. Secondo me questa continua a scendere, dai, non è possibile. È una ristampa di una carta che, ok, è forte, ma fino a un certo punto. Dai, su. Questa era una carta che deve scendere a 5-10 euro. Però a me qua mi sembra che si stia stabilizzando, quindi rimarrà una carta da 15. Quanto è che è salito quello secret normale da pacca adesso? Mi taglio le palle. Perché quanto l'hai venduto? No, li ho venduti a 30 euro, per carità, però. No, però io mi chiedo, cazzo, è un set di ristampe e la roba è talmente rara che non fa scendere quello d'espansione. Cioè, io mi sono preso dei cazzi sul gruppo Telegram, perché hanno detto no, ma sta roba rimane uguale. Ma ragazzi, se noi ci basiamo su quelli che sono stati i vecchi tin e i vecchi pull rate, sta roba doveva crollare. Infatti io sta roba l'ho venduta.
c'è un ragazzo che mi ha proposto un po' di roba da qualche giorno fa, da espansione vecchia. Io gli ho detto, guarda, secondo me scendono. Invece non sono scese. Vabbè, gliele pagherò quanto stanno effettivamente. Poi dipende. Adesso Falò, minchia, io devo prendere anche il playset di Falò. Tu hai messo davvero nel carrello la mia tattica? No. No, non credo. Denuncio. Poi abbiamo... No, ragazzi, io non voglio pagare 15 euro un playset, l'uno, un playset di M7. Io già sognavo tempo addietro e dicevo, cazzo, con 100 euro mi recupero tutto quello che mi serve. Sì, col cazzo 100 euro! Con 100 euro ti compri il playset di Trust. Cioè, io avevo già... mi ero già pronosticato, tipo, Trust una ventina d'euro l'uno, SP 25-30, pensando alle vecchie robe. Vabbè, Chaos Angel lo prenderò una cazzata, M7 lo prenderò, quasi 5-6 euro l'uno. Sì, sì, proprio a sto giro continuo proprio cannato alla grande. Ma ragazzi, non conoscendo i pull rate, era un po' una merda. Poi abbiamo un bel drago bianco Key Blue Quarter, che anche questi stanno belli alti, eh. Ovviamente, ragazzi, il prodotto è uscito ufficialmente oggi e la gente deve ancora sbustare e caricare, perché ci sono stati dei ritardi per il prodotto italiano, e quindi ovviamente sarà molto più lento il caricamento sul market. Però dai, cioè, ragazzi, la ragazza maga nera quanto sta? Ah, ma hai visto poi che ci sono anche i misprint? No, non hai visto? No. Praticamente ogni tipo, boh, un tizio ha aperto 100 case e ha trovato tipo un centinaio di secret che non sono a quadretti, ma secret normali vecchie, no? E tipo, boh, sono una cosa fighissima. Non si è capito se è una cosa extra fatta apposta, perché ce ne sono state 100, quindi è un po' strano, però è fico. No, è fighissimo come cosa, che fosse fatto volontariamente. Ragazzi, anche la Diabla è star la strega, vabbè, ragazzi, ma considerate la posizione italiana. Sono ancora poche, ci sono pochissime robe caricate, quindi io aspetterei un attimo per recuperarle se dovete andare di singola. Dipende, SP compratela. No, ragazzi, il grafico è in salita per Wanted. Cioè, allora, mi sto iniziando a rifiutare di comprare le singole, mi comprerò un altro case per piangere. Sì, probabilmente. Cioè, che cazzo, Drago Tridente? Ragazzi, no, io non accetto sti prezzi. Cioè, di imbecilli. Cioè, da un lato mi dico, allora io apro un tin, non ci vado in meno. Però il pull rate è talmente ampio, che è un po' un'inculata. Quindi, boh. Cioè, ragazzi, io metto a 20 di nuovo il mio ultra. Adesso 20 il tuo ultra è un po' eccessivo, eh. Se vai 20 è un po' tanto. Tanto che mi sa che l'ho già venduto, perché se non c'è più 14,99 vuol dire che l'ho venduto. Sì, mi sa. Vabbè, dai, 15 euro era onesto. Adesso 15 euro onesto, però lo rimetto a 20 euro, perché altrimenti non ci guadagno abbastanza. Senti, smettila di piangere. Un pochino devo piangere per forza. Ragazzi, Quem. Vabbè, dai, resta bassa. No, quello che mi urta è che Quem è tipo Regulus. E Regulus stava a 2 euro post ristampa. Cioè, invece qua il grafico è bello solido. Dipende da quante ne escono. Sì, no, ma è ovvio. Se il prezzo è questo è perché ne escono poche. Però a livello di impatto della carta sul gioco è allo stesso livello. Cioè, io vorrei anche una di queste. Se... No, aspetta. Quelle secret, scusami, erano 100 su 500 case. Ok, cioè io vorrei questa. Una case penso ne esca. Perché secondo me le alternative ne escono varie a case. Il mago nero, no, il drago nero e la maga nera ne escono una case, o una delle due, o una d'entrambe. No, te l'ho detto, non ci sono short print o carte più printate. Tu trovi il 3P di ogni carta ogni 9 case e mezzo, ovvero ogni 10 case, come ti dicevo. Va bene. No, è così, cioè è qualsiasi. Quindi puoi avere anche il culo che trovi il 3P di una carta secret lì, ma può essere. Quindi ho la possibilità di trovare il playset di Trust? Sì, c'è la possibilità, è infinitamente piccola. No, ma io spacco tutto. So tipo Blanco coi fiori a Sanremo. Sì. Centurion Primera. Ok, 8 euro. Allora, poi cosa? Epicentro Xeno, wow. Per molta... Vedi che comunque i numeri sono uguali delle carte caricate, 6, sono la stessa rarità. Sì, tutti stanno aspettando per capire effettivamente come gira il mercato. Rollback non costa tanto, Drago Cremisi, fortuna. Anche Anima Abbandonata, che quarter, pensavo costasse di più. Dagli il tempo. Boh, io confido che i prezzi si abbassino almeno di un 15% rispetto adesso. Ce può sta. Teia che è la... Non credo. Perché Teia è in salita? Evidentemente non si trova così facilmente, è preoccupante. Sì. Mai appena detto che non esistono le short print su questo prodotto e quindi... Così. Revolution sta poco, la gamba, Castirara, Isaac risveglia il tuo eroe. Braccio, gamba. Ma è che non la trovi ogni case, magari.
vari, è semplicemente quello, è sicuramente così. Vabbè, Pancratopus sta poco, Spolverino sta poco, visto Regia chi stare tipo a 4 euro dal 4 euro in su, Tributo sta poco, Regno Toon, Arcidemone Drago Rosso, anche quello sta poco, pensavo quello, sono un pochino più raro, pure il Parallel, Occhi Serpenti, allora dipende molto dalla carta, cioè della roba che pesa e costa, della roba interessante che sta molto meno, quindi anche sintonizzare non sta tanto. Sì, ma ecco, ecco, scusami, il discorso che volevo fare era tipo che è questo il punto, cioè tu vedi sta roba sta 2 euro e tu è lo stesso pull rate di un SP. Però nel senso, se io mi devo procurare determinate carte, e cioè c'ho della roba che veramente me la lanciano ed è molto interessante, e della roba che non me la lanciano e che dovrò pagarla. Diciamo, il mix per una persona che deve recuperare molta roba ci può stare, per uno che deve prendere solo il playset the trust, dici cazzo, il set the trust costa un po' tanto. È da capire un attimo, perché se prendo il playset di tutto quello che mi serve iniziano a partire, penso, almeno 300 euro, e non mi vado a spendere 300 euro, sincero, perché devo recuperare ancora roba della Rarity 1, della Rarity 2, di Battle of Legend, cioè per rifarmi bene l'album delle staple sarà un po' un casino. Comunque, stavi dicendo? 250 euro ti partono solo per SP e Trust. No, SP non mi serve, cioè ce l'ho. Cioè, mi serve Trust, mi serve Imseti. Adesso vedo, se mi capita l'occasione, li prendo subito. Se vedo che comunque Imseti rimane a 20 euro e non mi serve subito, aspetto un attimo. Perché qua c'ha molta roba di valore alto, più dei team degli anni passati. Da un lato conviene quasi sbustarlo, perché puoi veramente trovare della roba veramente art. Dall'altro il pull rate è basso perché ci sono tante carte all'interno, quindi vabbè, capiamolo. Diciamo che è pari, quindi nel senso non ha neanche troppo senso aprirlo, non lo so. No, allora, gli scorsi Teen avevano carte che costavano meno, ma erano più facili da trovare. Quest'anno le carte costano di più, ma è in un mare di altra roba. Quindi diciamo che si compensano, mettiamola così. Diciamo, tu aumenti il rischio di trovare la roba costosa, ma se la trovi, sono carte almeno da 30 euro. Mettiamola così. È un trick strano, avrei preferito i Teen come l'anno scorso, anche a livello di sbustare, perché comunque c'era maggiore probabilità di trovare tutto quello che mi serviva. Però a chi gli piace fa il gambling e provarci così per trovare la carta che costa, ovviamente è molto più interessante così, perché a quel punto, visto che le carte costano di meno, dici vabbè, non mi conviene sbustare, vado direttamente ai singoli. È un discorso molto particolare, ma penso che lo faremo di nuovo in maniera molto più specifica quando mi arriverà il case di Teen e lo apriremo in live. Quindi vi aspetto in live, ragazzi, su Twitch. Link ovviamente in descrizione. Detto questo, ragazzi, grazie mille per aver visto il video. Ovviamente fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate, e in più like e commento necessario, perché altrimenti mi metto a piangere a casa in un angolino e Eren si taglia la gola. Detto questo, ragazzi, cazzo. Cosa cazzo dici? Non lo fai, quindi, perché no, siamo contro l'autoviolenza, però tanto Eren il cazzo non lo usa e quindi se lo può tagliare. Detto questo, ragazzi, vi rinnovo l'invito a lasciare like, ovviamente, per questi motivi, e noi ci rivediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti! Se non mettete like, vi cade il cazzo come a cappello. No, non vi cade. Forse.